settimana, come tutte le altre, è stata molto particolare, ricca di situazioni, no? Ricca di tante cose. Ma per me questa settimana è stata particolarmente particolare, scusate il gioco di parole, perché è stata per me una settimana di ulteriore crescita proprio a livello mentale, di maturità. Io c'ho Mara che, cioè, per fortuna mi sta mettendo tutti i miei limiti avanti agli occhi, me li sta facendo affrontare passo dopo passo, ma in una maniera molto molto naturale. Mi sta facendo desiderare di cantare in italiano, mi sta facendo desiderare di cantare cose emotive, cose un po' più introspettive. Infatti io ho un po' questo desiderio di far vedere anche un altro lato di me, no? Il lato emotivo, il lato introspettivo, anche come mi diceva Levante. Però io sono veramente, veramente tanto, ma tantissimo contento perché sto affrontando cose che neanche immaginavo di poter fare. Cioè, anche a questo giro, a quest'ultima assegnazione, c'è avuto un pezzo di Justin Timberlake che all'inizio ho detto oddio. Vabbè, a parte che non la conoscevo tanto bene, però ok, ne sto imparando il testo e. Ma sto capendo che poi, in realtà poi non è che solo. Cioè, posso metterci del mio, ma. Ehi, Dove continua ad hey, sensei! andare Guarda tutto che alla cobra! grande, no? C'è anche il Cobra. Cobra! Guarda che cobra! Ammazza che. Guarda che cobra! Ma te allora, c'è che già Brecchino? il Sì. maestro Questo è e un l'allievo. cobra! L'allievo che Storico. supererà il maestro. E il No, Cobra. Fammi vedere che ti sei messo. Bam! Come dicevo, Loft continua ad andare tutto a meraviglia. Ci sono anche i cartellini del caro Nigiotti. Grande. Dicevo, continua ad andare tutto bene, c'è solamente un po' di, come dire, un po' di disordine perché siamo un po' di, diciamo così, c'è un po' di disordine, però la cosa più importante è l'ordine quello nella mente, no? Alla fine, e siamo comunque contenti che tra di noi abbiamo legato molto. Poi ogni settimana sarà sempre più un casino, il cerchio si restringe sempre di più, ci saranno sempre delle sorprese, per esempio anche la settimana scorsa è uscita Camille che, cioè, per me a livello vocale, cioè, proprio era probabilmente la più forte di tutti. È un casino, ragazzi. L'importante è che siamo qui, c'è anche Suono Store, si stanno creando dei bei rapporti proprio personali, anche al di fuori, no, del programma. E quindi non c'è cosa più bella, ragazzi. Summer Storm, very nice. Salute.